Ben arrivati a Barolo, nella cantina Bartolo Mascarello. Io sono la figlia Maria Teresa Mascarello, che porta avanti la storia, la piccola storia familiare di questa cantina, iniziata con mio nonno nel 1919, Giulio Mascarello, proseguita con mio padre Bartolo, e adesso io proseguo il lavoro di generazioni, rimanendo per scelta già fatta da mio padre e da mio nonno e da me rispettata in una dimensione artigianale e familiare, per cui sono sempre 5 ettari messi assieme negli anni da mio nonno e da mio padre, 5 ettari, il numero delle bottiglie è sempre lo stesso, 30.000, ovviamente essendo qui nella zona del Barolo, la produzione più importante certamente di Barolo, e sono sulle 15-20.000 bottiglie, e insieme al Barolo produciamo solo ed esclusivamente i vini tipici della nostra terra, per cui Dolcetto, Barbera, un po' di Fresa, di Langhe Fresa e un po' di Langhe Nebbiolo. Il Barolo, nel rispetto della tradizione, nasce dall'assemblaggio delle 4 vigne che abbiamo, 3 nel comune di Barolo, Cannubi, Rue e San Lorenzo, e una nel comune di La Morra, le Rocche dell'Annunziata, perché la famiglia, insomma la mia famiglia, la famiglia Mascarello, è originaria di La Morra. E l'invecchiamento è rigorosamente fatto in botti grandi di rovere di Slavonia per 3 anni. Il nostro Barolo fa 3 anni di botte e 1 di bottiglia. Certamente il Barolo fa parte insieme al Brunello di Montalcino, insieme al Barbaresco, dei grandi rossi italiani. Certamente non è un vino facile, non è un vino da pasto, non è un vino da consumo quotidiano. È un vino che richiede conoscenza, che richiede, richiede preparazione. Non si incomincia a bere vino partendo dal Barolo. È un vino che richiede appunto un certo percorso. Innanzitutto appunto è un vino che è da invecchiamento, che invecchia 4 anni, viene messo in commercio al 4º anno, ma certamente poi si consiglia di aspettare ancora qualche anno prima del consumo, proprio perché è meglio per dare al vino il tempo di esprimersi al meglio. Ovviamente la caratteristica principale del Barolo è il tannino, la ricchezza in tannini che si ammorbidiscono durante il periodo di affinamento in bottiglia. Per questo che appunto si preferisce attendere qualche anno prima del consumo. Oggi è giornata di svinatura del Nebbiolo da Barolo, che è qui dalla vendemmia, che quest'anno è avvenuta in anticipo, ai primi di ottobre. L'8 di ottobre abbiamo finito e il mosto ha completato la fermentazione e anche la macerazione dopo circa un mese di soggiorno qui nella vasca di cemento. Come nel rispetto della tradizione, continuiamo a fare lunghe fermentazioni e macerazioni di circa 20-30 giorni. Adesso appunto oggi ne abbiamo 17, per cui sono più o meno 40 giorni, 35 giorni che abbiamo lasciato il vino, il mosto a contatto con le bucce, e questo è molto importante per estrarre dalle bucce il colore, i tannini che permettono al Barolo, che garantiscono un Barolo da lungo invecchiamento, come tradizionalmente qui si è sempre fatto. E adesso appunto il mosto è già stato, il vino è già stato travasato, e adesso si tratta di far uscire, di tirar fuori le vinacce, le bucce, che vengono poi trasferite in queste gabbie sotto la pressa e vengono poi consegnate alla distilleria per fare la grappa. Quindi si può dire che oggi praticamente il Barolo, il Nebbiolo atto a divenire Barolo, è nato.